Amici di Zio, Andrea Zofiam, bentornati in una parte di Harry Potter, il principe mezzo sangue. Per un secondo pensavo di dover andare io a fare visita a Violet, e invece no. No, niente, non posso parlare con le persone. Nell'ultima parte abbiamo fatto una fantastica pozione polisucco, abbiamo affrontato un vampiro e Bellatrix Lestrange, non in quest'ordine. Che quindi abbiamo scoperto che, cioè abbiamo il sospetto che Malfoy la stia preparando. Ma perché? Per il momento però dobbiamo andare da Silente a farci fare un'altra lezione. Che non è una lezione come abbiamo visto l'ultima volta, però vabbè. Credo di essermi perso un passaggio segreto, forse che mi poteva fare la strada più in fretta, ma vabbè. Intanto noi continuiamo a raccogliere questi fantastici mini scudi che ci portano tanta felicità. Almeno credo sia quello l'obiettivo, non lo so. Comunque andiamo da Silente in questo gioco, che sta andando via veloce veloce ed è così che ci piace. Ma c'è un tipo davanti. Why? Ciao Harry, sei qui per vedere il professor? Oddio. Silente. Anch'io. Ti senti bene? Che cosa ti è successo? È solo che un serpeverde ha rubato la mia gobbiglia. Gobbiglia? Una spaccatimpani che mamma mi aveva regalato a Natale. Chi è stato? Lui. Aspetta qui, ti riporterò la gobbiglia. Minchia, veramente stava andando. Veramente stava andando da Silente per farci. Per chiedere. Cioè, per una cosa del genere. Cioè, da Silente, eh. Non un professore, la McGranite, già che di rifondo. No, da Silente per una cosa del genere. Questione di stato, hai preso eh. Spaccatimpani a quella ragazza laggiù. E a te cosa importa? È sempre lo stesso. Restituiscila. Altrimenti cosa fai? Mi lanci una fattura? Il professor Piton sarebbe contento di vederti lanciare fattura ai serpeverde. Potrebbe anche metterti in punizione. Stupeficio. Ma e mi lancio lo stupeficio, ma a distanza da cioè da un centimetro. Non ho capito la questione. Cioè lui mi dice: oh, intanto lo stiamo veramente prendendo a randellate. Cioè non ho capito. Oh sì, il professor Pino sarebbe contento di lanciare la fattura, magari metti in punizione. Un secondo dopo stupeficio. Cioè sei proprio un coglione, se mi permetti, eh. Vabbè, intanto l'abbiamo stuprato violentemente, per questo ci potrebbe mettere in punizione. Dammi sì. Quella spaccatimpani. Professor Bill Cosby, spero che però ti sputi addosso. E la prossima volta chi? Pensaci bene prima di fare il prepotente. Bene. Oddio. Ma niente. Ci sono due cosi. Proviamo. Mi piacciono le mie possibilità. Aspetta, eh. E non riesco a metterla giù, non so perché. Ok, tirala su, non so. Non riesco a capire la meccanica di questo gioco, sinceramente. Non riesco a capire come faccio a portare in su gli oggetti. Cioè, non è che non lo so, non ne ho proprio idea. Adesso non so neanche come si fa. Vabbè, fa lo stesso, lasciamo perdere. Visto che non me ne può fregare di meno dei scudi. Intanto sono troppo vocce. Troppo. Ecco qua. Grazie, Harry, sei il migliore. Mi manca Katy Bell. Pallini acidi. Che poi sta qua sarebbe stata qua fuori per tutta la vita. Poi buonasera, non credo sappia la password. Professore, a proposito di Malfoy e Peter. Tra l'altro la cosa che abbiamo appena fatto è veramente inutile. Te l'ho detto, Harry. Mi fido di Severus. La mia opinione non è cambiata. Ora mettiamoci al lavoro. Ma che c'ha sulla mano? Un guanto? O tipo la mano meccanica di... Non ho trovato molti ricordi di Tom Riddle a Hogwarts. Tuttavia, ho recuperato questo. Accidenti, guarda che ora si è fatta. Andate, ragazzi. Lestrange, Avery, non scordate i vostri saggi. Animo, Tom. No, Tom, non so niente degli Horcrux. E se lo sapessi, non te lo direi. Non te l'ha neanche chiesto. Lumacorno sa leggere nel pensiero, Sto stronzo. Non capisco. Cos'è successo? Non l'abbiamo capito. Non l'abbiamo capito nessuno. Quel ricordo. Harry, ti ho chiesto di conoscerlo meglio. Ora devi convincerlo a raccontare cosa è accaduto davvero. In qualsiasi modo, quel ricordo è vitale. Ma ora credo che tu abbia gli allenamenti di Quidditch. No. Che gli Auror hanno aperto più zone del castello, ti sarà più facile andarci. Buona giornata, Harry. Non ci credo. Solennemente di non avere buone intenzioni. Mamma mia, abbiamo già sbloccato quasi tutto.
Adesso ho perso il conto delle parti perché sto facendo questo gameplay abbastanza in fretta. Però porca troia. Oh, Hermione. Ciao, Harry. La professoressa stanno andando da soli, sta cercando. Sai che cosa vuole? No, ma ti sta aspettando nel cortile di trasfigurazione. Sembrava una cosa importante. Ora che ci trasfiguriamo. Quindi andiamo a seguire la nostra Hermione fino al cortile di trasfigurazione. Mentre qui abbiamo il tizio che abbiamo appena stuprato prima. Forse il fatto che sono tutte le stesse facce non aiuta, Tanto che facciamo questo passaggio, vi ricordo la pagina di Facebook Zio Papione di Rezzo Papione. Iscrivetevi e commentate. Chissà se per quando uscirà questo video arriverò tipo a 50 mi piace. Il cuore dice di sì, la logica no. Oppure entrambi. Ho cercato nel reparto proibito, ma non ho trovato niente su questo principe mezzo sangue. È impossibile sapere di chi si tratta. Chissà chi sarà. Allora non credo che ci siano problemi, no? Dovremmo andare dalla meccanica. Sembrava avere molta fretta. Vedremo. Avvicinati di corsa uno scandalo e premi. Boh. Mamma mia, oh. Esplosione di vita da parte di questo stendardo. Non era uno stendardo. Vabbè. Brutto. Oh, eccolo qua. Ci siamo. Eccola là. 500 punti a Grifondoro. Volevo parlarti dopo quello che è successo alla tana a Natale. Perché quando accade qualcosa ci sei sempre di mezzo tu? Beh, veramente sto giro eravamo solo là. Sono anni che mi faccio la stessa domanda. Ho sentito che sei entrato nel club dei duellanti, Harry. Credo che dovresti seguire il suo esempio. E anche i Weasley. Dovete prepararvi. E non pensate solo sta arrivando una persona. Amici di Grifondoro. Ah, ecco la persona che stavamo aspettando. Ciao, Harry. Alanis è il capitano del club dei duellanti di Corvo Nero. Tu vieni con me, signorina Granger, così ti iscriveremo al come una madre che costringe a fare un corso la figlia. Vorresti esercitarti con noi a lanciare l'Evicorpus? Ho sempre desiderato imparare quell'incantesimo. Ok. Ti faccio vedere io un Levicorpus. Mamma mia, che schifo di movimento. Vabbè. Ta 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 ta. Boom, perfetto. Adesso ci avviciniamo, niente da fare. Vedere. Peccato. Fai attenzione però. Nei duelli futuri qualche corvo nero userà l'incantesimo contro di te. Benissimo, facciamo un bel duello. Siamo più incantesimi noi che il campione junior di Corvo Nero contro Harry Potter. Campione junior. Non incontriamo mai il campione massimo. Ok, allora giusto per far vedere che insomma abbiamo imparato, useremo subito Levicorpus e poi inculiamo il tipo a ripetizione. Scusate for... Vabbè, easy game. Va bene, l'hanno rimesso in sesto con un po' di colla e carta igienica. Colla vinilica e carta igienica. Sto per dire carta vinilica. Eccolo qua, lo tiriamo su e ta ta ta. Cazzo, difficile, eh. E GG. Cazzo, è stato difficile. Chissà se perdevamo. Impossibile, beh. Come fai a perdere a sto gioco? Scusami, come fai a darmi solo 3? Non mi ha toccato. Ho tirato 2 Levicorpus in tutti e due. Poi gli ho tirato solo Rictus. Cosa? Sì, Rictus è. Vabbè, fanculo. Hai anche un vantaggio. Puoi usare il passaggio del ritratto. La parola d'ordine è luce contro la tenebra. Mi piace la voce. Perché di questa doppiatrice? Perché non provi la nostra sfida di duello? Quando ti senti pronto, devi soltanto andare alla bacheca. Un giorno farò una non parte... Oh, e ricompare l'anno ai grani. Spero proprio che Grifondoro vinca la Coppa di Quidditch quest'anno. Altrimenti ti farò iscrivere tutte le persone di... Le squadre di Quidditch non si creano con i ritardi. Altrimenti farò iscrivere tutti i tuoi amici alla squadra di Quidditch. E li metterò uno contro l'altro su un'isola. E solo uno rimarrà in vita. E tutti si dovranno ammazzare fino a che uno rimane in vita e basta. If you know what I mean. Giovinezza perduta. Ah, questo qua è lo stesso. È anche lo stesso doppiatore. No, voglio vedere se c'è un. Che cazzo è?
Il Cristo è... Ah, ecco, è già qua. Boh, perfetto, va niente. Luce contro la tenebra. Giù, bello. Si agita sempre. Passa pure, amico. E infatti l'audio è lo stesso dell'ultimo gioco. E infatti il doppiatore è cambiato per doppiare questa frase. Mamma mia, che luridi che sono. Luridi quelli che fanno i doppiaggi in questi giochi. Mamma mia. Gloria agli assassini. Dai che andiamo al campo da 15 a fare gli allenamenti. Se si spostasse... Non si sposterà mai più, l'avete capito? È che io non so se devo andare là, di là. Beh, te lo sai, Scala. No! Che figlio di... Madonna, che figlio di Nostradamus. Quasi senza testa. Ah, là è stata ancora una zona bloccata dalla Metro Goldwyn Mayer. Qui... Ah, è vero, è sto stronzo. Ah, sono dappertutto. Ci stanno osservando. Eccolo. Ci stanno osservando. Infatti è sempre lo stesso coso, anche se prima non sembrava. Mamma mia, che lezzo! Veramente. If you know what I mean. Ciao Harry. Ma dove sono tutti? Sono già fuori ad allenarsi. Sai com'è? Beh, siamo 6-7 ore in ritardo nell'allenamento da cercatore. Secondo me è troppo alto il volume della musica. Adesso lo cambio. Opzioni. E non si può, perfetto. GG. Era un po' chiedere troppo, effettivamente. E un altro allenamento cercatore. Wow, credo questo gioco è... Praticamente questo gioco consiste in fare queste cose qua, muovendosi col mouse. Fare stupidi incontri, duelli, magie, che durano esattamente 2 secondi perché non hanno un grandissimo livello di sfida. Poi non so perché dovrei lamentarmi, io odio le sfide nei videogiochi. E preparare pozioni O e punch. E con punch tutto. Madonna, vai a cagare. Che è sto stronzo? Mamma mia, oh. Che cazzo è il boccino quello là? Tra l'altro, come le partite, anche l'allenamento non finisce mai finché il cacciatore non ha preso il boccino. Il cercatore, scusate. Cacciatore, sì. Attenzione, strega comanda color. Adesso tiriamo una spallata devastante. Non riesco a passare in mezzo. Tutto questa è una cosa stra mega programma. Cioè, nel senso, ok, se inizi mi sa fare troppo schifo, fai schifo, ma... Cioè, non c'è un modo per cui prendi il boccino prima di un certo punto, credo. Coraggio, Harry Potter! Il nostro Donald Trump. Ma chi è sto stronzo? Che cazzo è che tutti... Non avete nient'altro da fare? Evidentemente... Porca... Non ho capito Ginia cosa succede. E ecco, questo è l'unico problema che abbiamo in questo momento. Tanto poi il boccino rallenta. Dovresti prenderlo, stronzo. Vedi? Il pubblico... sì, grazie. E l'abbiamo preso perché si è fermato. Vedi cosa avevo detto? Spilla dell'atterramento. Ah, perché abbiamo tirato spallate. Credo. Tutti quanti. Personalmente credo che Donna ci sia che alta sta musica. Le altre squadre hanno degli ottimi portieri. Un lusso che noi non abbiamo. Ron è sicuramente più bravo di te, McLagan. Sto solo dando non qualche credo consiglio. Proprio. Da portiere a portiere. Beh, porta il tuo consiglio fuori di qui. Non fai parte della squadra, McLagan. L'ho detto, una casta, eh. È una casta. Harry Potter e la Coppa del Mondo di casta. Oh, vabbè. Ciao, Peppe. Comunque, fatto questo, ho tolto il dente, tolto il dolore. Da Zio Papillon della Zio Papillon è tutto per oggi. Scrivetemi, commentate, mettete mi piace. Vi ricordo la pagina di Facebook in descrizione. E come al solito, se state guardando questo video nel 2094, sono un fantasma! Presto!